inserita fra i giganti della pallacanestro mondiale e assieme all'Unione Sovietica, Brasile e Stati Uniti si è trasferita al Palazzo dello Sport per il girone finale. Unione Sovietica e Brasile disputano l'incontro che deciderà per il secondo posto. O time brasileiro está atacando para ganhar. Sexta válida. Pênalti pessoal. E invece è l'Unione Sovietica ad aggiudicarsi l'incontro. Walter Bellery, 2,11 m, è il più smisurato giocatore degli Stati Uniti. Non il più smisurato del torneo, tuttavia, perché l'Unione Sovietica ha estratto dalla foresta siberiana uno spaccalegna di 2,18 m. Tutta la squadra americana ha una dimensione differente da quella delle altre. Tecnica, fantasia, qualità atletiche proprio di altro pianeta della pallacanestro. Ma la giovanissima squadra azzurra si permette addirittura un piccolo vantaggio iniziale. Si batte da pari a pari per tutto il primo tempo e termina con una onorevole sconfitta e un onorevolissimo quarto posto. Gli Stati Uniti trionfano. Medaglia d'argento per il gigante siberiano. La squadra americana, con uno scalpo da peli rossa, si porta a casa le reti dei canestri come trofeo rituale. Fra Italia e Jugoslavia.